Il fondo stradale viscido per la pioggia e la scarsa visibilità per la nebbia sarebbero fra le cause dell'ennesimo incidente stradale mortale accaduto questa mattina intorno alle 8.40 lungo la strada provinciale Fondo Valle Alento nel territorio comunale di Ripateatina e in cui ha perso la vita Silvia Gennaro, 39 anni di guardia grele, avvocato e figlia del giudice in pensione Gennaro, per diversi anni in servizio al Tribunale di Teramo. La vittima, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione di Francavilla al Mare, si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Peugeot Station Wagon, che procedeva in direzione di Chieti. Il violentissimo urto non ha lasciato scampo alla donna, che è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Ricoverata all'ospedale clinicizzato di Chieti una 24enne che sarebbe in gravi condizioni, meno gravi invece le ferite riportate da una terza persona, sempre ricoverata all'ospedale civile del capoluogo teatino. Proprio a causa della pioggia e della nebbia presenti nella zona, i soccorsi non sono potuti arrivare con l'elisoccorso ma con delle ambulanze. Il traffico è stato bloccato su una corsia per diverse ore. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.